Buonasera e ben ritrovati. Settimanalmente noi cerchiamo di legare la nostra puntata all'attualità e devo dire che parlare di pallavolo questa sera al termine di una giornata di grandi annunci è la cosa migliore. Annunci che sono quelli del ritorno di Bruno ufficiale con la maglia gialloblu per la prossima stagione. C'è un evento d'attualità che è la finale di scudetto femminile. Una settimana fa non avevamo queste sensazioni, invece dopo una settimana intensa da Liuzhou è arrivato in finale, ha vinto gara 1 e si appresta a giocare due partite a Novara che potrebbero essere anche già decisive. Ma soprattutto noi abbiamo una bella puntata da regalare. Scrivere le pagine più belle della pallavolo italiana degli ultimi 20 anni che hanno deciso di smettere. Noi questa sera siamo molto contenti di averle con noi in trasmissione, che sono in rigoroso ordine alfabetico. Samuele Papi alla mia sinistra, grazie per Buonasera. aver accettato il nostro invito. Buonasera. Risto Zlatanov, buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto, benvenuti nei nostri studi di Modena. Saluto il barbiere, che immagino sarà Buonasera. contento. Non so dove hai messo il Molto microfono. Tutto questo buonasera. Anche io che ce l'ho in mano. è stato reso possibile grazie a un nostro amico che io saluto e che ringrazio ancora, che è Eugenio Gollini. Ben ritrovato, Eugenio. Sì, buonasera. Agente di Zlatanov da sempre, no? Dall'inizio alla fine, dico bene, sì. Sì, siamo, Compagni mi di ha viaggio. accompagnato nella mia carriera, è Ma non di stato Papi, però. anche di Anche di Papi. Papi, anche, ma dall'inizio. Abbiamo tirato dentro anche Papi. Però non all'inizio, no? Papi aveva un altro procuratore, Non dall'inizio, negli sempre della ultimi anni. zona, forse. Sì, peglia. Peglio. Vabbè, insomma, diciamo qualcosa di Modena c'è nella vostra storia pallavolistica, non c'è quella invece di aver indossato la maglia di Modena, c'è quella di essere stati sempre dei grandi rivali, credo, senza credo, molto rispettati dal pubblico di Modena. E chiederò conferma anche all'altro mio compagno di viaggio di stasera, che è Filippo Amarelli. Buonasera Filippo, Buonasera appena Paolo. reduce dalle telecronache della Liuzhou. È stata una stagione che è quella del femminile, senza grandi sussulti, però alla fine Beh, possiamo dire in crescendo, no? molto in crescendo. E la cosa più bella di ieri, oltre al risultato sportivo, erano i 5.000, no? Del Palapanini. Finalmente, dopo 17 anni, tornava una finale scudetto femminile a Modena. C'erano le code, no? Mezz'ora prima davanti al Palapanini, non c'erano i ragazzi di Modena Volley dentro. Queste sono le immagini. Bello anche partire, no? Da questo palazzo, dall'inno prima della partita. Insomma, tutte le ragazze, alla fine ho intervistato la Ferretti, insomma, giocatrici che qualcosa hanno fatto in nazionale nei club, e hanno detto: mi sono tornati i brividi. E credo che il presidente della FIPAV provinciale, Eugenio Gollini, sia particolarmente soddisfatto di vedere queste immagini. Per tornare alla parte tecnica, Modena, che ha nei quarti di finale superato Bergamo 3-2, 25-23 al quinto set della terza partita, che ha vinto in semifinale contro Conegliano 3-2, 3-2 dopo essere stata sotto 2-0 e 2-0 in gara 1 e gara 2. Insomma, credo che adesso inizi davvero a sognare e a diciamo le credenziali per farlo, perché sta giocando molto bene a pallavolo. E insomma, la famiglia Cercella è arrivata a Modena dicendo: riporteremo qualcosa. Intanto ci sono due finali, la finale di Coppa Italia e la finale Scudetto, avanti 1-0. Si sogna. Zlatanov è quasi piacentino, no? Quindi non so se è stato dispiaciuto di questo abbandono di Piacenza, è stato immigrato a Modena. Ma Oh, no, sì, per la piazza dispiaciuto, forse sì, ma per la no? spiaggia Sì, sì, sicuramente che è una piazza dispiaciuto. appassionata, quella Ma di sì, Piacenza. si vive meglio anche in palestra, voglio E dire. ce ne vado solamente voi adesso. Però trovarli ad altissimo livello, anche se in un'altra città, fa solo che Sì. piacere, perché è il E volley che ne a guadagna. proposito di playoff, voi due avete giocato tantissimi playoff nella vostra carriera. La quinta in classifica che gioca la finale parte con il vantaggio di aver vinto la prima, è un fatto abbastanza anomalo, soprattutto la quinta, no? Che non credo che ci siano precedenti nella storia dei playoff che una squadra così indietro vada così avanti, no? Ma precedenti non me li ricordo sinceramente, però i Forse playoff io si sì. dicono Sì? che
perché noi eravamo quinti. Voi eravate, quando avete vinto lo scudetto eravate quinti, quinti con Lorenzetti, quindi è stata una... E anche noi eravamo sotto 2-0 nella gara fondamentale. Evidentemente quando si arriva... Non volevo dirlo prima, si dice sempre, no, che si azzera tutto con i play-off, poi alla fine vincono sempre la prima, la seconda, massimo la quella terza. Quella infatti è stata l'unica volta per quello. È un'eccezione. E anche quella del femminile, che magari è forse più imprevedibile come tipo di pallavolo. In questo caso sono la terza e la quinta che giocano contro, e vincere poi la prima è abbastanza importante perché ti togli un po' quella pressione del fattore campo subito. Sì, sì, beh, sicuramente iniziare vincendo la prima è fondamentale, ma credo che sia Novara che Modena sono le squadre che in questo momento sono arrivate più in forma delle altre. Magari Conegliano ha un po' pagato la finale di Champions, però se lo sono meritato. Questo è il bello dei playoff, perché comunque dà la possibilità alle prime che c'è, le prime otto che arrivano nei playoff, che possono giocarsela. Avete deciso. Sì. È una serie. Adesso Modena giocherà due partite fuori casa. Sì. Così lo ricordiamo. Quindi è ancora più importante aver vinto la prima in casa mercoledì e sabato a Novara. Noi abbiamo conosciuto in questi anni tanti campioni, soprattutto delle nostre zone, che poi hanno deciso inevitabilmente di smettere, visto che nessuno di noi è eterno. Volevo chiedere a Risto, insomma, questa scelta di chiudere con la pallavolo è stata una cosa molto meditata da tempo, negli ultimi settimane, negli ultimi mesi. Ma no, perché quando si arriva a una certa età poi uno aspetta, no? Questo sì, annuncio. Siamo come lo yogurt, no? Ci abbiamo una scadenza. Non so se sei prima scadenza. Poi... Secondo me puoi ancora dare qualcosa. Ma no, è stata meditata, l'ho pensata, si è avvicinata pian pianino alla decisione, finché non ho, come diceva prima Samuele... Sì. Correttamente, giustamente, volevo essere io l'artefice del mio destino alla ma fine. Ma voglia quindi... di misurarti magari anche all'estero, in qualche altra squadra? Allora, la voglia di misurarmi c'è. C'è, il giocatore che sono stato, dentro c'è il fuoco, uh-huh. E mi verrebbe da misurarmi sempre, quella non manca, è che non... Avevo fatto una scelta di vita, di stare più possibile nella stessa città, perché... Una fedeltà assoluta, casalingo, sì, una fedeltà assoluta di 14 piace, anni a Piacenza. E niente, smetto rimanendo nella città dove mi ha dato di più. E cosa farai adesso? Cosa farò da grande? Domande che te avevano fatto tutti, cosa farai da grande? Cosa mi piacerebbe avere una risposta precisa, ma purtroppo non ce l'ho. Adesso sto... Intanto mi riposo un attimino, visto che le ossa sono sempre quelle che vanno avanti da 25 anni. E poi vedrò, aspetto, ascolto, avevo avviato qualche attività parallela al volley anni fa, intanto mi coccolo e coltivo quelle e poi vedo cosa succede. Sicuramente il mondo sport, il mondo volley è quello che più mi appartiene, dove so di cosa sto parlando, quindi se è possibile rimanere nel mondo sport barra volley mi piacerebbe, se no ci inventeremo qualcosa. Sì, Samuele, tu quando è che è la prima volta che hai pensato di smettere? Non certo adesso, ma forse qualche anno fa. O qualcuno ti ha detto, ma quando smetti? No, mi viene da ridere perché... Risto può confermare. Io sono 10 anni che dico che voglio smettere. E forse questo mi ha portato fortuna, mi ha fatto andare più avanti. Sì, in mezzo, ci ho messo l'Olimpiade in mezzo, ci ho messo tante cose. Ma sì, erano un po' di anni che... Volevo smettere, però dentro di me ogni anno quando finiva la stagione c'erano quei 3 mesi di riposo e dopo un mese mi veniva voglia di ritornare in campo, di giocare. Fortunatamente avevo sempre una squadra che mi proponeva un contratto e quindi allora sono andato avanti. Però chiaramente quest'anno quando ho iniziato sapevo che sarebbe stato l'ultimo. E quindi insomma affronti con molta serenità e anche su quello che sarà hai cominciato nel weekend a fare... Il commentatore per Fox nella finale di Champions, com'è stata questa esperienza? Potrebbe essere questa una strada per il futuro? Ma è stata un'esperienza molto bella, stancante, non facile, perché comunque bisogna essere abituati, però alla fine mi sono divertito e mi è piaciuto stare lì e vedere questa finale di Champions, perché comunque lo spettacolo di tutte le persone che erano a vedere era bellissimo. Quello che farò non lo so sinceramente, adesso come ha detto Risto voglio riposarmi anch'io, voglio fare anche un po' il papà perché comunque io vivevo sono queste famiglie che a Piacenza così. Da solo e quindi ritorno a fare un po' il papà e poi vedremo, è chiaro che devo chiarirmi anch'io un po' le idee, cosa vorrò fare, mi piacerebbe rimanere nell'ambiente della pallavolo però devo decidere cosa vorrò fare in questo mondo della pallavolo, se dirigente, se allenatore, vedremo, devo un po' pensarci bene e do bisogno anche un po' di tempo.
Oh, c'è una domanda che nessuno vi avrà fatto in questi giorni in cui vi intervistano ricordando quelle che sono state le tappe pubere della vostra carriera, i migliori allenatori, il sestetto ideale, e che invece a noi di Modena interessa, cioè chiedere sia a Zlatan che a Papi, che sono stati, come dicevo prima, due grandi campioni, e lo sono ancora adesso perché per noi non hanno ancora smesso, perché non c'è stata mai la possibilità di indossare la maglia di Modena, e se c'è stata in qualche opportunità, in qualche occasione, un avvicinamento con la maglia giallo-blu. Cominciamo, tu puoi intervenire anche tu, Eugenio, ovviamente. Infatti volevo passare la palla a Eugenio. Però diciamo, c'è stata una volta qualche... Ma sì, avvicinamenti ci sono stati, però alla fine... Non si è concretizzato, sono rimasto a Piacenza. Se mi avessero avvicinato prima di andare a Piacenza, molto probabilmente... Sarei venuto a Modena, perché da Piacenza a Modena qua... poi potevi mantenere la famiglia a Piacenza, quello senz'altro, sarebbe stato un gran problema, no? Da su strade. Che Modena era? Barbiero, che Modena era? Chi c'era il presidente? Oddio, c'era Eugenio Vandelli. Quindi era, andiamo Vandelli, nel periodo post Panini, pre-Grani, c'era, quindi Vandelli. Diciamo un periodo in cui eri, diciamo, nel massimo della tua... Sì, infatti. Ma un pochino mi dispiace che non sia andata a buon fine la trattativa, perché giocare a Modena è, insomma, è una bellissima cosa, lo dimostra anche Bruno. Come? Io dico, puoi anche ripensarci, nel senso che potrebbe essere... Non ti vogliono più adesso. Ormai è finita. Con Samuele e Papi Modena ha incrociato la strada tantissime volte, soprattutto nelle grandi sfide con la Sisley, no? Sì. Immagino che anche nel tuo caso... almeno una volta saranno venuti a bussare alla tua porta, oppure in una bottega talmente cara che giravano alla larga, sia dalla Sisley che da Papi. No, sono venuto anche a parlare qua in un ristorante a Modena, non mi ricordo il nome del ristorante, c'era la presidente Katia Predini e c'era Peglia. Anche. In qualità di procuratore o di proprietario? No, di quando era insieme il proprietario, credo. È stata una bella, un bel pranzo, abbiamo fatto, tu abbiamo già parlato. Di Piacenza quell'epoca? No, ero di Treviso ancora. Abbiamo parlato, il progetto era molto interessante. Non sono venuto perché secondo me in quel momento ho avuto paura io. Ho avuto paura del cambiamento. Mm-hmm. Stavo in una realtà dove stavo benissimo, mi trovavo bene e forse ho avuto paura di rimettermi in discussione in un palcoscenico complicato, bellissimo ma complicato, perché se non fai bene... quindi secondo me ho avuto un po' di paura. È andata così, mi sarebbe piaciuto giocare qua a Modena, anche perché colgo l'occasione per ringraziarli ancora una volta per come mi hanno dato l'addio in campo. Uh-huh. l'ultima partita che ho giocato qua a Modena è stato veramente emozionante. In teoria non dovevano, perché io non giocavo e non ho mai giocato a Modena, e questo mi fa capire che ho lasciato qualcosa di bello in questo sport, e sono veramente fiero e contento. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, questo vale per tutti e due. Vuoi aggiungere qualcosa, Eugenio, a questi racconti del passato? È che, vuol dire, Modena ha avuto grandissimi campioni, ovviamente non poteva averli tutti perché si gioca sempre in sei, no? Però Zlatan e Papi hanno questa particolarità. Sì, non sono mai stati a Modena con la maglia di Modena. Sei stato tu che non hai voluto, oppure? No. Per quanto riguarda Samuele, io ho avuto la fortuna di assisterlo nell'ultima parte della sua carriera. Lui la storia l'aveva già fatta, ha chiuso Treviso a un certo punto, e con Samuele abbiamo impostato, diciamo, il fine carriera, che in realtà si è protratto per un periodo di diversi anni. Uno più uno. Abbiamo cominciato con un 1+1 e quella doveva essere la conclusione. In realtà in mezzo c'è stata l'Olimpiade di Londra sorprendente del 2012, per la quale Samuele nel 2011-2012 non aveva alcun, diciamo, interesse né idea. Poi in realtà le sue condizioni fisiche e la sua straordinaria tecnica hanno fatto sì che lui abbia giocato le Olimpiadi nel 2012 e ancora abbiamo fatto altri 4-5 anni di contratto. E Zlati è stata una carriera molto particolare, perché lui è sempre rimasto prima a Milano, poi trasferito a Piacenza con anche... Non ti ha dato molto da fare, no? È stato un cliente... No, si è lavorato lo stesso, non è che non si siano fatte le trattative, perché gli avvicinamenti sono stati tanti. E ne ricordo anche uno importante di Modena, proprio fatto dal presidente Vandelli,
E la cosa curiosa è che in quell'occasione Zlati era in una clinica a Bologna, operato un piede, e Giovanni Vandelli telefonò quel pomeriggio, dove lui apparentemente era sveglio, e ha fatto una buona telefonata di un quarto d'ora, 20 minuti, e sembrava completamente... Perché Vandelli sperava lucido. Di prenderlo sotto anestesia per strappare un contratto non migliore. Non lo sapeva Vandelli, che era, ma nemmeno io, perché sembrava apparentemente lucido. Il giorno dopo, quando lui mi comunicò che aveva preso la decisione di rimanere a Piacenza, io ho chiesto a Zlati di fare pure lui, come sottoscritto, una telefonata di ringraziamento a Giovanni Vandelli, visto quello che si erano detto il giorno precedente, e Zlati mi ha detto: ma io Vandelli non ho mai sentito niente, e gli ho parlato il giorno prima. Molto bene, purtroppo è andata così. Allora, adesso ci fermiamo un attimo, dopo vi faremo ascoltare e vedere il videomessaggio che Bruno ha mandato dal Brasile, perché oggi c'è stato appunto l'annuncio del ritorno di Bruno con la maglia di Azimut Modena Volley. Vedo che il barbiere osserva i capelli dei nostri ospiti. Allora, Risto non ha un capello bianco, devo dire. È vero. La barba bianca. Un po' brizzolato Papi, ma devo dire. C'è un po' di chierica qui. Beh, d'altro canto, vuol dire, la doccia tutti i giorni. Solo così. Adesso mi riesci a vedere dall'altro. Allora, ci fermiamo un attimo. Vandelli. Eccoci nuovamente in trasmissione. Devo dire, insomma, Filippo, noi che abbiamo dedicato tante puntate al mondo della pallavolo, per noi veramente un onore, un orgoglio, una grande soddisfazione avere Zlatan e Papi con noi in trasmissione. Credo che sia un piacere anche per tutta la gente di Modena che è legata al mondo della pallavolo vederli qua, no? Sì, peccato in questa situazione in cui hanno deciso di smettere, ma questa è la vita, non credo che sia un discorso drammatico, no? È un discorso naturale, che anche Cantagalli ha smesso, anche Lucchetti hanno smesso, e sono rimasti, credo, tutti molto legati anche al mondo della pallavolo, e credo che siano risorse anche loro importanti e che il mondo del volley non dovrebbe disperdere. Allora, io credo che il tributo che ha fatto il Palapanini, insomma, racconti meglio di qualunque altra parola il rispetto, no? La stima che c'è verso questi due ragazzi. Non hanno smesso, hanno semplicemente cambieranno quello che faranno. E io volevo chiedere, perché ho letto da qualche parte, no, adesso cosa andrete a fare? Sono delle risorse, farete corsi di formazione, cioè cosa vi aspettate? Come pensate di prepararvi, no, al dopo? Intanto stanno a casa, cioè... che le mogli rivendicano la loro presenza per lavori anche, diciamo, domestici. Cioè, io mi chiedo, no? Sempre, un giocatore che smette, si sente pronto subito per fare l'allenatore, per fare il dirigente, pensa che si debba studiare, pensa che, io qua mi rifaccio, non... anche quello che dice... un amico reciproco, almeno mio e di Zlatano, che è Angelo Lorenzetti, che conosce molto bene, no? Questa fase dove magari si può sottovalutare questo periodo, no? Della formazione per il dopo, o no? Ma sottovalutare, non bisogna sottovalutare mai niente, perché sennò si rischia di fare degli errori clamorosi. Siamo due ex sportivi. Non abbiamo mai sottovalutato niente, abbiamo sempre preparato tutto a dovere, a puntino, come può dimostrarlo, testimoniare Eugenio. Prima di venire qua ci siamo trovati con lui appunto per cercare di capire, di individuare qual è il corso, posso chiamarlo corso, l'indirizzo giusto per aggiornarci, per studiare, perché bisogna essere preparati prima di affrontare una qualsiasi cosa. Chi non è preparato perde. Sentiamo anche Samuele. No. Intervengo. Interviene. Perché loro sono persone molto umili e modeste, quindi è difficile che lo dicano davanti a un microfono, però la meticolosità con la quale si sono preparati nella loro vita sportiva è la stessa con la quale cercano di guardare la vita nuova, una vita che va scoperta giorno dopo giorno. E noi ci siamo visti proprio prima di questa trasmissione per guardare insieme questa tematica di un piano formativo che possa consentire loro, da un lato, di rendersi sempre più consapevoli e preparati su quello che sanno fare, e anche di capire quelli che possano essere i gusti e i desideri di una nuova vita. Per questi 20-25 anni è stato normale il lunedì mattina svegliarsi e concentrarsi sull'attività sportiva. Adesso la cosa sta cambiando
entrambi hanno la lucidità e la calma di sapere che è un percorso che va affrontato pian piano, con calma, e lasciare anche che il cuore risponda alle domande che si stanno facendo, e nello stesso tempo prepararsi per poi dare le risposte. Intanto c'è l'estate, non c'è il beach volley, credo che tutte e due siano... No? Può essere così? Intanto niente. Sul beach volley il massimo esempio estivo per Zlati Papi, ed è una cosa che sta andando avanti negli anni, è il Bovelix. Ci fermiamo lì. I tifosi gialloblu lo conoscono benissimo, e li aspettiamo anche quest'anno tantissimo. Che sarà quando il Bove Day? È il Bovelix. Siamo a metà di luglio. La data ancora non è stata ufficializzata, weekend splendido in spiaggia, dove i campioni giocano insieme con i tifosi, con le mogli e con gli amici, e gli irriducibili gialloblu tutti gli anni fanno una nutrita spedizione e giocano con e contro anche questi campioni. Quindi da un punto di vista tecnico-sportivo si può anche soprassedere, ma da un punto di vista di sano divertimento e stare bene insieme un weekend da non perdere. Allora, a proposito di gialloblu, allora noi ci ascoltiamo questo video messaggio che Bruno ha mandato dal Brasile questa mattina, lo ascoltiamo per la prima volta. Noi abbiamo registrato oggi l'ora di pranzo, lo dico subito così chiariamo subito qual è il nostro punto di vista, cioè non abbiamo ancora visto i contenuti di questo video messaggio, che è Bruno appunto che annuncia dopo un anno di pausa il suo nuovo ritorno a Modena. Ascoltiamo Bruno. Ciao a tutti cari amici e amiche di Modena, non ho mai nascosto il mio amore, il mio affetto che ho per voi, per la vostra città, per Modena. Se mi permettete dico che è la mia seconda casa, e sto qua per dirvi che sto tornando per lottare e per vincere con voi. Ho accolto questa proposta della nostra presidenta Katia Pedrini, la first lady della pallavolo, della società e di tutti quanti, con molto orgoglio, molta felicità. E tra poco saremo un'altra volta insieme. Giocherò per noi e per voi. La lontananza di quest'anno mi ha fatto vedere il quanto mi mancate e tutto il valore e l'amore che ho per questa città e per tutti voi tifosi. Grazie mille di tutto, vi aspetto al palazzo, avanti gialli. Oh, questo era Bruno, ovviamente la commentiamo qua in studio, questa notizia sulle qualità di Bruno. Zlati, credo che non, nessuno possa dire niente, no? Assolutamente no, è quello che ti fa nascondere la palla, quello che il muro ti fa andare a vuoto. Ma è un giocatore che può dare qualcosa in più a una squadra, è quello che... può farti vincere, ti tira fuori dal pantano quando ti impantani. Ci sono delle partite magari scontate sulla carta che non girano proprio bene, con un paio di giocate un po' estrose alla sua, che magari ti smarca, riprendi ritmo e può risolvere le cose. Ci hai giocato contro con la nazionale o solo nel club? No, ci ho giocato anche contro il nazionale. È sempre lui. Sì. Ma secondo te è stato quello il problema di Modena di quest'anno? Modena è arrivata quarta, si è incrociata con la Lube, che è indubbiamente un cliente scomodo. È ma un no. po' riduttivo dare la colpa solo a no, ma non ci sono colpe. Secondo me bisogna analizzare bene le cose come sono andate, perché è molto riduttivo dire è colpa di uno o dell'altro in una squadra di pallavolo dove si gioca in sette, e dove è uno dei pochi sport di squadra, perché noi da regolamento siamo obbligati a passarci la palla, quindi uno da solo non può fare proprio nulla, quindi bisogna analizzare tutto e tutta la squadra, come è stata impostata dall'inizio e i ruoli che sono stati dati ad ognuno. Bruno che torna a Modena, e l'allenatore potrebbe essere, l'abbiamo già detto tante volte, Stoichev. E a proposito di allenatori, dobbiamo anche dire che con soddisfazione, credo di tutti, Lorenzo Tubertini allenerà il prossimo anno in Superlega a Vibo, quindi una bella soddisfazione per Tubo, che tra l'altro voi avete anche conosciuto nell'esperienza. Sì, il nostro secondo, grande personaggio. Sono molto contento, non lo sapevo, l'apprendo adesso. Sì, oggi è una giornata ricca di annunci, anche quella di Tubo appunto, che ha fatto bene con Modena, perché comunque è entrato in una fase delicata della stagione,
ha contribuito a raddrizzare un po' e a mettere in carreggiata la squadra, che è arrivata a giocarsi poi tutto con la Lube, e sappiamo tutti com'è andata, no? Ma io credo che Tubu non abbia fatto bene, abbia fatto molto molto bene, sono stati gli stessi giocatori, no, a riconoscerlo, perché se andiamo a parlare con Erwin, cioè con persone e con giocatori che insomma qualche allenatore lo hanno avuto, riconoscono i meriti tecnici, non soltanto umani, no? Di Tubo, perché tutti riconoscono in Lorenzo Tubertini dei grandi meriti umani, forse chi non lo conosceva ha scoperto anche il valore tecnico di gestione di un gruppo, della gestione tattica, insomma. Quindi io sono veramente molto molto contento che abbia una chance dall'inizio in Superlega, oltre ad aver fatto benissimo quest'anno. Insomma, mi auguravo avesse una chance anche a Modena, comunque l'avrà Vibo Valenza, chissà non possa tornare. Tornando invece a Bruninho, credo che fosse l'annuncio che tutti aspettavano. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Bruninho, oltre a quello che ha detto Zlatan prima, sa che è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità anche dentro lo spogliatoio, anche dentro il gruppo, cioè ha dei valori che sa trasmettere, no? Quando si batte il pugno così, lui sa trascinare, sa coinvolgere i compagni, quindi un fenomeno in campo, ma un fenomeno anche e soprattutto nel gruppo. Stoichev sarà l'allenatore, a meno che non succeda qualcosa a Perugia, perché insomma noi, come detto, registriamo all'una, quindi in questa giornata qua può succedere veramente di tutto, potrebbe non restare Lorenzo Bernardi, chissà cosa potrebbe... L'unica cosa certa è che manca l'allenatore della Lube, quello è l'unica certezza. No, ce l'abbiamo, abbiamo anche quello, cioè, anche quello, che è Giampaolo Medei, un altro ex modenese. Sì. E quindi comunque, secondo me, Stoichev sarà allenatore di Modena, ma se vuoi ce la teniamo lì per la prossima fascia, potrebbe esserci un altro colpo incredibile per Modena, che sarebbe proprio il dream team. Sì, ma è possibile che ci siano dei giocatori che magari all'annuncio di un determinato allenatore possono un attimo non essere d'accordo, dire io con quell'allenatore non ci gioco, cioè, è capitato a te? Non credo. Può anche succedere, perché comunque è normale, ogni giocatore ha il suo carattere, il suo pensiero. Però credo che Stoichev sia uno dei migliori allenatori in circolazione, l'ha sempre dimostrato. È un allenatore puntiglioso che vuole ricercare sempre la perfezione. Prima si diceva che magari vinceva perché aveva le squadre molto forte, che era Trento quando c'erano Kaczynski, Guantorena, però ha vinto uno scudetto, mi sembra, gara 5 qua, sì, che aveva la squadra forse la più debole del campionato sulla carta. Dal cilindro ha estratto Giannelli proprio in quella circostanza. Giannelli, quindi ha dimostrato di essere un grande allenatore. Poi secondo me dopo dovrà essere bravo a... con i rapporti con alcuni giocatori importanti, ma credo che lui sappia fare anche questo. Tra le cose che ha detto Katia Pedrini quando è venuta in trasmissione da noi era anche quella di far sottoscrivere al giocatore una sorta di codice etico per evitare che si andasse oltre quella linea che poi fosse sconfina in comportamenti giudicati non consoni dalla società. Io non so se voi avete mai firmato un codice etico di comportamento con il club con cui avete giocato. No, codice non abbiamo mai firmato i codici etici, però devo dire che una volta non erano scritti, ma c'erano, cioè c'erano, certo, delle regole e molto dure, e quindi non si poteva sgarrare. Io mi ricordo che quando eri in nazionale con Velasco decidevi di farti la barba tutti i giorni, dovevi tenerla curata bene. Possono sembrare banalità, ma questi fanno capire che devi far parte di un gruppo, e questa è la cosa più importante. Però noi siamo stati sempre abituati a seguire delle regole, forse in alcuni frangenti anche un po' troppo, però credo che siano importanti. I pallavolisti di oggi hanno bisogno di un codice etico, sono teslati per poter essere in sintonia un po' con la società? Sicuramente voi fate parte di un'altra generazione. Come ha detto bene Samuele, una volta non c'era bisogno di scrivere su una volta oggi, i vecchi, diciamo, oggi i giovani della pallavolo e anche i grandi giocatori, insomma. Ti stavo dicendo quello che ha detto prima Samuele, una volta entrare in spogliatoio se uno dei cosiddetti vecchi senatori, esperti, chiamiamoli come vogliamo, ti guardava un po' storto, ti faceva soltanto di grignare i denti. Sì. Basta, stavi zitto, muto, e tutti rigavano dritto. E che sono cambiate le cose, non è più così, però avere dei personaggi di carattere dentro lo spogliatoio, come prima hai detto, potrebbe essere Bruno, è importante, perché queste cose vanno gestite dall'interno dello spogliatoio, ossia del capitano e da quelle persone più esperte che c'ha vicino, che devono tenere unito il gruppo e non farlo sgarrare.
Bene, abbiamo un'altra pausa, vedo che il barbiere lavora con grande impegno su Papi, ma non vedeva l'ora di poter avere un cliente così importante, e ovviamente restate con noi, ci vediamo tra qualche secondo. Nel frattempo, nella pausa, il barbiere continua a lavorare su Papi, penso che lo terrà lì fino alla fine, lo guarda come un'opera, una scultura, no? No, potrei... c'è sempre Zlatan che... Zlatan non aspetta, ma no, guarda, anche lui in salvo d'attesa. Ma il barbiere, avete un barbiere di fiducia, il tuo Piacenza? Sì, c'è un salone dove vado sempre lì. Barbiere di fiducia. Speriamo. Finalmente avete messo le mani su Papi. Sì, esattamente. No, gli ho detto, fammi un bel taglio che domenica ho la comunione di mia figlia e quindi... Adesso comincia a dedicarti le cose. Perfetto. E d'altro canto, però, questo periodo è chiaro che voi siete stati per tanti anni anche in nazionale, c'era poi sempre poco spazio per riposarsi tra la fine di un playoff e... E cosa si fa? Si andava al mare a maggio oppure non si andava direttamente? No, si andava a cercare la località al caldo. No, si andavamo anche noi, perché comunque una settimana ce l'avevi, non tanto di più. Io ho fatto 12 anni così, quindi sono stati bellissimi ma anche molto duri. Allora, vediamo una breve clip che riguarda i nostri due grandi campioni che sono con noi stasera, Barba e Capelli. Volevo chiedere a Samuele Papi, che ha vinto tutto quello che era possibile vincere nella sua carriera, comprese 4 medaglie olimpiche, potevano essere 5, ma un'Olimpiade non l'hai fatta, quella del 2008, no? C'è stata una pausa di riflessione. Ti volevo chiedere, per quello che è il valore di Zlatanov, io credo che lui meritasse una carriera con molti più successi, evidentemente questa sua fedeltà anche a Piacenza gli ha impedito di andare a raccogliere quei successi a livello di club che secondo me sarebbe meritato. Sì, sicuramente si meritava di vincere molto di più, però credo che anche vincendo non tantissimo, ma vincendo il giusto, abbia dimostrato di essere un grande campione, certo. Perché un campione non è soltanto quello che vince delle cose, perché devi avere anche delle fortune, devi trovare la squadra giusta, il periodo giusto e quant'altro.
Il campione è quello che ogni domenica dà il massimo, non molla mai e ci prova sempre. Lui è così, perché la cosa che io quello lo conosco da una vita, però non ho mai, sono stati questi 6 anni che ho giocato insieme a lui. Prima ho sempre giocato contro di lui. E quello che mi piaceva di lui, perché io da questo punto di vista sono un po' più... Io non tutti gli allenamenti gli ultimi anni li facevo al 100%, ma perché non ce la facevo, cioè nel senso avevo comunque 40 anni e ho detto bisogna che un po' mi gestisco. E lui non ce la faceva, io lo dicevo, vai più tranquillo che tanto basta che arrivi bene alla partita. Lui non ce la fa, perché lui è così, lui è uno che dà sempre il 100%, quindi da questo punto di vista penso che sia stato uno dei più grandi campioni che abbia mai conosciuto. Sicuramente, quello di non essere stato un po' protagonista in questo ultimo anno, questo ti ha pesato molto anche nella scelta, Zlatini? La scelta no, ma quello pesa, perché sono quello che c'ha sempre la farfallina sullo stomaco, no? Quella che... però non ha... sicuramente non è colpa di quello che smetto, ecco. Sì. E tu, Samuele, hai vinto tutto, no? Credo che tu sia il giocatore più vincente, non so se della pallavolo mondiale. Olimpico, di sicuro. Sì, noi abbiamo Sartoretti che ne ha vinte 3 di medaglie, lo citiamo sempre 300, come... Presenti nazionale 380. No, sotto la voglia. Non me le ricordo, poco, un poco meno di 400. Però ci sono 4 medaglie olimpiche che, insomma, il tempo dà valore a questi... Sono i 2 argenti e 2 bronze che magari sul momento possono essere considerati sconfitte, ma credo che per un atleta più passa il tempo più dà valore anche a quelle. Ma sicuramente do tantissimo valore a queste medaglie, perché anche già fare un'Olimpiade e arrivare in zona medaglia è una gran cosa. È chiaro che in quel periodo l'Italia era la squadra considerata più forte del mondo e tutti si aspettavano una vittoria alle Olimpiadi, che alla fine non è mai arrivata. E allora un secondo posto, un terzo posto venivano... erano viste come medaglie inferiori, no? Certo, giudicate il movimento. Io credo che in un'Olimpiade vincere una medaglia è veramente una gran cosa, ma è il massimo per ogni giocatore. Poi bisogna distinguere comunque un argento dall'altro, perché il 96 è stata... Possiamo vedere l'immagine del 96, tra l'altro, che quella è stata... Non dell'ultimo punto, speriamo, sì, mi raccomando. Allora andiamo avanti, che bello. Quindi dicevo, quella del 96 è stata la grande delusione, ecco, perché noi eravamo più forti dell'Olanda. Avessimo rigiocato quella partita altre 10 volte, avremmo vinto 10 volte, però quella sera forse doveva andare così. È stato un peccato perché potevamo chiuderla prima, però è andata questo così. Questo direi, eh? Sì. E quindi è stata la grande delusione, e lì ci poteva stare che non hai vissuto al meglio la medaglia d'argento. Mentre nel 2004... devo dire la verità, avevamo fatto già una gran cosa ad arrivare in finale, e quel Brasile era più forte di noi. È inutile dire, potevamo fare di più. Forse quella del 2012. No? Come quella forse del 2012. No, forse quella del 2012. Scusa, quella del 2016 secondo me era un pochino più debole del Brasile del 2004. Quel Brasile del 2004 era stratosferico, aveva dei grandi giocatori. Secondo me quello del 2016 non era sempre forte, ma non il super Brasile. E quindi però io... queste 4 medaglie le tengo strette, e la cosa che mi fa piacere è che sono l'unico atleta italiano nella pallavolo che ha 4 medaglie olimpiche. Sì, credo che passerà molto tempo, no, Risto, prima che uno italiano vinca 4 medaglie olimpiche. Tantissimo, forse non potevano essere 5. No, perché nel 2008 c'eri tu a Pechino. Fatelo spiegare, che non volevo venire nel 2008 non voleva, a Pechino. Non voleva venire e non è venuto, no? E siamo arrivati quarti. 2008 c'era un bel gruppo che mi piaceva, perché c'era lui, c'era Meoni, c'era il grande Bovo, e quindi sarebbe stato bellissimo. Però dentro di me, in quel momento lì, era appena nata mia figlia, aveva poco tempo, non sentivo quella voglia di andare, di rimettermi a lavorare tutta l'estate. Anche se erano Olimpiadi. Anche se erano Olimpiadi, però mi sono detto, inutile che vado là, anche se sto benissimo con i ragazzi, andare là e poi magari non sentirmi proprio al 100%, quindi ho preferito non andare. È chiaro che, secondo me, come ha detto prima Eugenio, quella di Londra è stata un po' la ciliegina sulla torta, perché ho fatto un gran campionato, quell'anno lì, anche se avevo 39 anni, sono stato chiamato, non potevo dir di no. Però credo che se avessi fatto Pechino, molto probabilmente non avrei fatto Londra. Sì, stiamo vedendo appunto le immagini di Pechino, dove Zlatanov era uno dei protagonisti di quella squadra, siete arrivati quarti.
che è l'amarezza più grande, no? Perché poi a volte uno dice, ma medaglia di bronzo, beh, quarto posto è ancora peggio, no? Ma quella di legno è peggio ancora. Quella di legno non va giù. Di fei. Sì, sì, no, come dicevo, siamo un gran bel gruppo. Sfortunatamente siamo arrivati quarti, perché la Russia per il terzo quarto posto ha fatto un partitone e onestamente noi non eravamo proprio lì con la testa, purtroppo. L'esperienza è stata straordinaria, perché io ero in camera con Bovo, prima, durante tutta l'estate mi ha fatto veramente una testa grossa così, per come erano le Olimpiadi, quanto era bello, quanto... mi aveva descritto tutto, dalla, come quando si arrivava all'aeroporto, quando c'era da fare l'accreditazione, tutto. Io quando sono arrivato là, quando siamo arrivati, come se ci fossi stato, era tutto uguale, perfetto, era stato talmente bravo a raccontarmela. Però la cosa che non si riesce a descrivere della bellezza di un torneo del genere sono gli odori, i profumi, vedere gli altri giocatori, sentirli a contatto pelle a pelle, mangiarci di fianco nella mensa, vivere il villaggio olimpico, quello è praticamente indescrivibile e quello mi ha fatto molto... ma mi aveva colpito tantissimo. Chissà quanto potrebbe scrivere Samuele, no? Degli odori, del clima, del villaggio olimpico, visto che l'ha fatto dal 1996 fino al 2012. Ma io vi racconto una cosa bellissima, secondo me, che nel 96 per telefonare a casa dovevi comprare le schede telefoniche, sì, e andare a cercare il telefono che era in mezzo al villaggio olimpico. Nel 2012 praticamente ci hanno fatto un corso di 10 minuti, un quarto d'ora, come si doveva usare WhatsApp o i social network, perché non potevi twittare alcune cose, o Instagram, perché sennò potevi essere squalificato dal villaggio, per farvi capire come sono cambiati nel frattempo, tutto questo tempo è cambiato anche il mondo sportivo proprio dell'Olimpiadi. Come hai vissuto tu questi cambiamenti? Questi, no? Cambiamenti, giocavi, sì, che non c'erano neanche i telefonini. Sì, giocavo che non c'era neanche il telefonino, avevi internet invece in camera. Questo vale tempo anche per Risto Zlatan, non c'erano i telefonini, no? Finiva una partita, si cercava un telefono. Sì, le mitiche schede, non so se posso dire, ma la Columbus, tanto non esistono più. Non so se esiste ancora. Le mitiche Columbus. Che andavano alla grande. Allora, abbiamo una pausa ancora pubblicitaria, poi ci vediamo tra qualche secondo. In effetti siamo proprio dal barbiere, nel senso che il cliente giustamente chiede al titolare della bottega di sistemare i capelli, perché avete uno la cresima, uno la comunione, e quindi questo è il primo appuntamento post attività sportiva. Tra un po' parleremo anche dei duelli con Modena, non so, di Zlatan che Papi. E conoscono a memoria tutto quello che il clima che si respira al Palapadini. Però Filippo, se hai delle domande? Ma io ne avrei tante, me ne gioco un paio veloci. La prima è: credo che Zlatan ogni tanto prenda in giro Papi dicendo tu di scudetti ne hai vinti tanti, 5 credo, sei. Ecco, vedi, l'avevo già perso io, però il mio, l'unico che ho vinto, vale di più. E allora vorrei partire da quello scudetto con Piacenza, vinto a Trento sotto 2-0, con Zlatan in battuta, quella famosa, no, battuta che non arrivava mai il fischio dell'arbitro, c'è tutta una suggestione riguardo a quello. Ma quindi deve giocare queste carte di fronte a Public, tutto quello che ha vinto, giusto? Perché? Che... Sì, no, ma perché ti spiego io? Perché almeno 3 di quei scudetti là sono io regalati. Ecco, dall'altra parte. Era dall'altra parte, perché arrivavamo sempre in fondo da outsider in finale distrutti e loro ci rullavano 3-0 che manco vedevamo la palla. E poi no, lui in una recente intervista Zlatan ha detto il suo giocatore ideale, mi sembra che abbia detto la ricezione di Papi, sì, il muro di Tencati, sì, la regia di Gerbic, sì, e il mio attacco. Assolutamente sì. Anche perché ricordiamolo che Zlatan è il giocatore in attività, ma anche non in attività, con più punti in Serie 1. Per noi in attività, nel senso che la stagione non è finita, quindi poco meno di 10.000, no, 9.000 me lo sono segnato, 9.688, dico bene. Non potevi fare quei 300 passi per arrivare a 10.000. Comunque, ricezione Papi, muro Tencati, regia Gerbic, attacco mio, allenatore Lorenzetti. Sì. Quindi se confermi, e poi vorrei che il giochino lo facesse anche Samu. Confermi, sì. Sì, 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 confermo. Quindi confermi anche il giornalista, ha scritto bene ed era in equilibrio. Samu, invece? Dai, ricezione mi do la mia, dai. Mi faccio un complimento da solo. Se l'hai fatto Zlatan, lo faccio anche io. Noi approviamo, poi... no? Lo studio approva. No, ma non è solo quello, se andate a vedere le statistiche, siamo lì.
Li abbiamo guardati di recente, se non sbaglio. Sì, per curiosità, tanto per dare un'occhiata. Poi cosa mi manca? Allora, ricezione l'abbiamo detta. Muro? Beh, Muro metterei Gravina. Regia? Blanger. Attacco? Attacco, ce ne sono tanti gli attaccanti. Però 50 euro, 50 c'è Zlati qua, direi Zlati. Zlati è stato veramente un attaccante di altissimo livello. Senza bisogno di 50 euro. Senza bisogno. Allenatore... Bagnoli. Beh, insomma, diciamo perché che perché è stato in un ci ho lavorato commentare. Un periodo molto lungo comunque, quindi allenatore Bagnoli, anche se ho avuto altri grandissimi allenatori. Primo scudetto l'hai vinto contro Modena, mi pare nel 96. Sì, ma avevo i crampi, però non ho finito la partita. Mi ricordo che non ho finito però la partita. Tra le tante finali di Modena Treviso che hanno animato quegli anni, siccome abbiamo solamente nel nostro archivio solo le vittorie di Modena, dobbiamo farvi vedere solo le vittorie di Modena, perché quelle sconfitte le abbiamo perse. Quelle... Sì, un caso. Vediamo questo filmato che si riferisce allo scudetto di Modena, mi pare del 2002. Un suo amico Fomi, insomma, che tira un po' fuori. Puoi ricordare tu i momenti di quella partita? No, me la ricordo. Il clima era caldo, no? Il clima era caldissimo, come sempre a Modena. Ma loro è stata una bella partita, poi chiaro si può vincere, si può perdere. Ma... Vedo Jakovlev, Bovolenta, mi pare. Sì, era la squadra con Cantagalli, con Bovo, con Ball, Gardini, Picci. Cioè, abbiamo avuto anche un match point, queste cose qua non me le ricordo tutte perché... È Luca che tira in parallela, strano. Ecco, Bovo. Diciamo forse quella è una delle squadre del Filippo. Cioè, io non mi ricordo, questa era gara 4? Questa era gara 4, perché era gara che dava scudetto a Modena. Sì, gara sì. 4, è finito al quinto. No, guarda, tante cose non me le ricordo, perché... Pare che ci fossero 5.000 persone, ma forse non quindi col, quindi, col, più. Quindi col video check qua la palla non era toccata, sì, e quindi... Può essere. C'erano gente... C'erano almeno 6.000, 7.000. Mi ricordo che era... Negli anni in cui la gente entrava da tutte le parti, ma devo dire che fortunatamente per Modena quella passione è rimasta tale anche in questi anni, grazie appunto alle persone come Cate Pedrini oggi e come Vandelli, come Grani, che hanno contribuito a tenere alto, no, l'onore di Modena. Stiamo sempre scorrendo queste immagini, di solito noi le commentiamo con i giocatori di Modena e stasera abbiamo Samuele Papi che di quelle partite ne ha giocate tante, ha vinto lo scudetto anche a Modena, non solo quello del 96, e stiamo tenendo lunga questa partita, ma indubbiamente... E ora che Samuele insomma, ci raccontasse un po' le finali, oltre a questa. Non è bello perdere, però cioè, è bellissimo comunque giocare queste partite qua. Poi è chiaro che sei più contento se dovessi vincerle, però giocarle è la cosa più bella per un giocatore. Quella che ti dà, c'hai un'adrenalina, una voglia di giocarle queste partite che è a livello massimo. Quindi sono bellissime. Poi in un palazzetto come quello di Modena, sempre pieno... Era un pubblico che si faceva molto sentire comunque, non era facile giocare a Modena. E con Zlatan, anche lui ovviamente ha fatto tante partite contro Modena, abbiamo scelto un'altra partita. Vittoria di Modena, scommetto. Pare di sì. Quella finale... della Coppa CER, l'avevo sapevo. Avevamo solamente quella, che è la Coppa CER del 2004. Allora vediamo se Marcello aveva pestato. Vediamo se abbiamo la possibilità di un replay, la partita appunto del 2004, è una finale di Coppa CER, questa è la Caracol. E di là c'è Piacenza, ricordi di quella partita, è chiaro che non era diciamo una Caracol o un Modena al top, però insomma i giocatori c'erano, perché comunque se li vedete qua, sì, brasiliani, sì. Gianni, Cernic, questo è un anno strano, no? L'anno dove appunto è entrato Menarini, qualcosa, ma sì, c'era la pestata di Marshall e un tocco all'asta, penso, se non sbaglio. Sempre di lui da posto 2 a Muro, non esisteva, però siamo qui. Questa è importante, una... ricordarle bene, si è data una bella partita, tiratissima come al solito, ma io più che altro a Modena mi ricordo con Milano, una... non mi ricordo cos'era, non so se forse era questa, abbiamo una partita anche con un'altra, Milano. Forse abbiamo una partita che con Milano, che secondo me ha vinto Modena, ma credo, se possiamo vedere Andrea... Credo un assist del Milano. Hai detto che le buttate quelle che avete perso. Sì, le abbiamo buttate via. No, ce n'era una che mi è rimasta in testa perché praticamente giocavamo questa qua, con Milano, io e Milinkovic, io e Marcos abbiamo attaccato tipo 110 palloni sui 130 totali. Un tie break. Quella non me la dimenticherò mai, ma come
ci ho rimasto in testa come numero, perché era impressionante. C'era Nicola che continuava a cercarci e Modena ogni tanto diceva, beh, adesso non è possibile più dargliela, no? Faceva delle scelte che alla fine siamo andati avanti 5-6 così, e me la ricordo. Questo è l'anno dello scudetto di Modena con Frosini, che credo abbia fatto un turno al servizio importantissimo, no? nei quarti contro Milano. Insomma, comunque quei quarti era stato Modena-Milano, l'anno dello scudetto. C'ho 41 anni anch'io, sì. Adesso. Senti, Eugenio, ma tu come ti rapportavi come agente di giocatori, avversari di Modena, da modenese? Cioè, col tuo tifo come si dividevi in quelle partite? Ma no, nel periodo in cui ho fatto il manager per davvero, il discorso del tifo è stato messo da parte. Quando giocava tuo fratello Zlatanov contro Modena, tu tifavi per Modena o per tuo fratello Zlatanov? Dipendeva. Intanto il guardare le partite dipendeva sempre dal numero di giocatori, di clienti che erano in campo, degli affetti che c'erano in gioco. Poi ovviamente me ne stavo bello tranquillo in tribuna, tutto fermo, senza poter mai applaudire una volta, senza mai un godimento palese, perché comunque un cliente da una parte, un cliente dall'altra, non è che si vada là col misurino a misurare qual è il cliente. È l'unico che vinceva sempre. C'è Bruno da Re, che Samuele Papi conosce bene, diceva una frase: noi a Modena tanto come abbiamo tanti procuratori che sono anche amici, sono bravissimi professionisti, ma Bruno da Re dice sempre: a fine partita vincono solo e sempre i procuratori. Loro vincono sempre, questo, perché ce l'hanno sempre un po' di qua e un po' di là. Questo è vero, e rimane tante volte anche... comunque l'amarezza per quello che perde piuttosto che la gioia per quello che vince. Per esempio in quella famosa partita di Trento dove Zlatti finalmente porta letteralmente al successo Piacenza, una partita in cui Zlatti ha fatto 30 punti, è andato a battere sul 13-12 per Trento e le cose sono finite lì con un punto rocambolesco con... Sì, chi è che l'ha salvata di testa? L'ha salvata di testa Bielizza. Bielizza. L'è andato a prendere il libero Durante praticamente in tribuna e la partita era pressoché finita, che il povero Bovo disse dopo quella partita, lui era il centrale della squadra dell'anno prima e fu sostituito da Bielizza. E Bovo disse, pensa Eugenio, se mi avessero tenuto non avrebbero mai vinto quello scudetto, perché Bielizza, che notoriamente ha una testa piuttosto ampia, è riuscito a tenere questa palla di testa che non sarei mai stato in grado di allora io voglio quella sera con una battuta importante di Zlatti, la recezione alta e andò a fare invasione a rete proprio Nicola Gerbic, amico e cliente a lunghissima data come Zlatti, hanno cercato di vincere lo scudetto insieme per tanto tempo, non ci sono riusciti, quando si sono separati un anno ha vinto Gerbic contro Zlatti, l'anno dopo ha vinto Zlatti contro Gerbic, e quindi la gioia per chi ha vinto, però sempre un po' il dispiacere per chi... Allora, voglio completare la trasmissione, abbiamo ancora un minuto, ma dopo riparleremo con lui, vorrei chiamare qui nella nostra bottega un personaggio che voi sicuramente conoscete, non so se avete odiato, rispettato, che è Antoine, che è stato per, e lo è ancora. Abbiamo sempre invidiato a Modena. Avete sempre invidiato a Modena, Antoine. Io ti voglio chiedere il rapporto tra il pubblico di Modena e Samuele Papi e Risto Zlatanov, credo che sia sempre stato un rapporto di grande rispetto, e questo significa che la gente di Modena ha sempre riconosciuto in loro due grandi campioni e due rivali estremamente corretti. Allora, intanto buonasera, io sono con grandissimi campioni, personaggi leggendari, e il pubblico di Modena ha applaudito con un fegato grosso così quando questo signore ci martirizzava e con un fegato altrettanto grosso quando lui faceva i punti. Però è innegabile che il valore di questi ragazzi è incredibile. Mentre voi facevate un attimo la trasmissione, essendo molto anziano, ho visto un'immagine nel mio archivio con Claudio Palmigiano, prima edizione degli Oscar del Volley. Da una parte c'è Peppino Panini, sì, e dall'altro un Samuele Papi di anni 7. Cioè, voglio era dire, già bravo, era già bravo. Ed era già bravo. L'elevazione di questo signore è stata studiata scientificamente dalle maggiori università. Io però adesso voglio sentire da loro che cosa pensano di te, no? Samuele Papi. Loro devono avere pietà delle persone anziane, quindi ci mancherebbe altro che parlarci male. No, ma per me lui è stato spettacolare, era bellissimo come presentava ogni giocatore. Infatti mi sarebbe piaciuto come
cosa avrebbe detto di me se avessi giocato a Modena. No, è sempre stato veramente molto bravo. L'unica cosa è che bisognava scaldarsi un po' di più perché ti raffreddavi, perché ci metteva un po' a dire tutto il sestetto praticamente. Però no, grande veramente. Anche nei confronti degli avversari, no? Sì, anche diciamo nei confronti degli avversari. Diciamo che la capacità di Antoine è sempre stata quella di avere nei confronti degli avversari io, durante l'esperienza. La cosa... Devo sentire Zlatan, non so. Prego, poi ti dico qual è la cosa che mi è piaciuta di più ormai in oltre 30 anni. Ma quello che ho detto prima, l'abbiamo invidiato a Modena perché essere presentati con quell'enfasi, con quel genio lì tutte le domeniche ti dava qualcosa. Ma durante le partite lo speaker oggi, cioè poi in qualche modo anche su alcuni giocatori? Personalmente durante le partite io sento poco, proprio... E ci sono dei giocatori che secondo te possono in qualche modo... Ma ci sono quei giocatori che si fanno influenzare dal pubblico, si fanno influenzare dallo speaker... Però alla fine, quando, come diceva il Gardo, quando metti la testa nello scatolone senti poco. Ma il tuo rapporto col pubblico di Modena com'è stato in tutti questi anni? Ma è stato molto, molto buono, molto corretto, molto onesto. Poi molti li conosco anche che vengono al mare, a Marina di Ravenna, quindi sono stato molto bene. L'unica cosa che mi dispiace è che quest'anno che ho dato l'annuncio che finivo alla fine della regular season, perché a metà anno mi sembrava un po' brutto, no? In maniera egoistica ho detto lo dico alla fine della stagione, perché tanto dopo ci sono solo i playoff e almeno una, come si dice, un applauso, un'ovazione magari me la prendo anch'io, molto egoisticamente. Mi dispiace non averlo detto prima, oppure poter giocare a Modena, quello un pochino mi dispiace, però. Allora chiudevo con un attestato sempre comunque da ogni giocatore, anche da quelli che ormai hanno la mia età, che hanno sempre riconosciuto il fatto che io non ho mai offeso nessuno, non ho mai sotto nessuno, non ho mai preso in giro nessuno, e quando abbiamo perso degli scudetti in casa ho sempre aspettato 10 secondi che mandasse giù il magone, però sempre chiamato l'applauso per la squadra avversaria, eccetera. Quando ci sono state delle premiazioni, mi viene in mente quella di Papi, ho chiamato l'applauso e la gente ha sempre risposto. Per dire quanto è sincero quel signore lì, lui sta facendo il riscaldamento, ci siamo salutati e mi ha detto: Antoine, questa è l'ultima partita che faccio, dico delle bugie, e sono rimasto un attimo così sorpreso, perché per me vedere loro in campo è una cosa naturale. Certo. Quindi c'è sempre stato un profondo rispetto anche da parte degli avversari. C'erano dei giocatori però della Sisi che subivano un po' questa il fatto del fattore campo di Modena? Un po' lo subivo anch'io, sì. Non è che non posso dire che sono un robot e venivo a Modena così pieno e dico ma non mi dà nessun fastidio, anzi, cioè, non è facile giocare in palazzetti così pieni con un pubblico così caldo. È chiaro che dopo un po', quando sei in campo, comunque lo senti un po' meno e sei molto più concentrato nelle cose che devi fare. Volevo aggiungere una cosa, credo che comunque il fatto che vari pubblici nei palazzetti ci hanno sempre ringraziato calorosamente, ci hanno applaudito e quant'altro, perché comunque io e lui siamo stati, secondo me, due atleti molto bravi, nel senso che non abbiamo mai fatto dei comportamenti fuori luogo, degli atteggiamenti brutti nei confronti dei vari delle varie tifoserie. Quindi credo che questo qua non avete mai provocato nessuno. Sì, magari adesso non mi ricordo, non credo, ma potrebbe essere successo, ma pochissima cosa. Quindi credo che questo le tifoserie avversarie l'hanno. Questo è il carattere delle persone. Sì. Penso che voi siate così in campo e nella vita. Ha detto una cosa giustissima, io non posso dire perché non li conosco benissimo, ma persone umili, no? Non ricordo che hanno interpretato nel modo migliore il ruolo del campione, cioè quello che ha rispetto del pubblico, dell'avversario e pensa solamente a far bene quello che è il suo mestiere. Non ricordo un momento di tensioni fuori dalle righe di nessuno dei due in tutta la carriera, e ricordo invece tanti momenti in cui loro si sono fermati per un minuto con tutti, e questo caratterizza... Io conosco i pallavolisti meno gli altri sportivi, diversi super campioni pallavolisti che si fermano veramente con tutti, hanno una parola per tutti, e questo viene apprezzato anche dalle tifoserie avversarie. Parole sante. Allora, noi abbiamo l'ultima pausa, dico purtroppo perché io andrei avanti fino a domani mattina a ascoltare le loro testimonianze, ci dobbiamo fermare, restate con noi che vogliamo completare bene questa nostra chiacchierata con Samuele Papi e Risto Zlatanov. Ha ha ha.
abbiamo tenuto nella bottega anche Antoine in caso volesse fare degli annunci come ai vecchi tempi, però li hai sempre chiamati bene, no? L'abbiamo detto prima, sia Samuele che Zlatan. Avremo ancora tantissimi argomenti. Filippo, io tutti i miei appunti li ho buttati via perché comunque in queste chiacchierate ovviamente la scaletta va a farsi benedire. Dobbiamo ricordare per gli appassionati di pallavolo a Modena che Bruno oggi ha annunciato il suo ritorno. Non sono qui sia Zlatan che Pavi per annunciare il loro arrivo a Modena, purtroppo, perché comunque sarebbe stata... Magari arriveranno fra qualche anno in altre vesti, non so se faranno gli allenatori, non so se faranno i dirigenti, se faranno gli agenti, i procuratori, no? Oppure sicuramente la pallavolo non può disperdere questo ben di Dio, no? Questi sono un patrimonio, punto e a capo. Sì, ma c'è, sì, spero che i vertici della federazione, che tante volte... viaggiano su un altro pianeta, si rendono conto che tanta gente è andata a vedere le partite perché c'erano questi campioni. Allora, per quanto riguarda invece le notizie di mercato, Samuele domenica era a Roma a commentare per Fox. Ci ha raccontato il nostro collega e amico Fabrizio Monari, che ha fatto la telecronaca giù, che la pagliata non ti è piaciuta tanto, com'è che è andata? No, devo dire che la pagliata è molto buona, però io non ero abituato a mangiarla e dicono che sia comunque un piatto pesante. Poi la spiegazione di Slati della pagliata è stata abbastanza rude. Cosa sia esattamente? E io ci sono rimasto un po' male all'inizio, appena l'ho messa in bocca, ho detto pizza. Oh mamma mia. Però no, era buonissima, è chiaro che non ero abituato a mangiare quel piatto là. Infatti volevo quando Zaitsev ha annunciato dicendo nel post partita vorrei tornare a fare il mio ruolo di opposto il prossimo anno, anche tu nel commentare sei rimasto un po' sorpreso. Sì, io ero nello studio di Fox Sport e sono rimasto male perché prima ha parlato Tanasevic e ha detto io sto benissimo qua a Perugia, c'è un ambiente bellissimo, guardate che tifosi, voglio restare a lungo. Ok, va Zaitsev, fa un'intervista, due o tre domande di qua e di là e chiude, però adesso voglio ritornare a fare il mio vecchio ruolo. Che ho detto, uno vuole rimanere, uno vuole rimanere da opposto, lui vuole fare l'opposto, dico ma qua c'è qualcosa che non va, o sono successe delle cose che chiaramente noi non sappiamo, ci sono state delle problematiche prima o in questa settimana magari turbolente, e quindi non lo so, è una cosa strana, è molto strana. Poi adesso non so se ci sono voci di mercato che Zaitsev possa andare via da Perugia, questo non lo so, però ha lasciato tutti un po' così. Se Vettori da Modena va a Trento. La Lube al suo posto, che Soccolo, quelli non ci sono dei dubbi, Perugia di opposti ne ha due, quindi ma uno c'è, solo c'è una suggestione di Zaitsev da Modena, insomma, inutile negarlo. Anche lui. C'è Modena è passata da un momento in cui c'era la grande depressione e quasi anche l'ipotesi di dover ridimensionare un po' i progetti. Oggi è ufficiale il ritorno di Bruno, quindi siamo sicuri, quindi Bruno diagonale con Zaitsev. C'è questa X, c'è questa ipotesi, chiaramente la bottega di Ivan Zaitsev è molto cara, forse la più cara d'Italia, e quindi è chiaro che ci saranno un budget, ci saranno degli equilibri. Però è un'operazione costosa, bella. Però non consideriamo che il personaggio Zaitsev in questo momento potrebbe portare anche molto. No. Dopo ci manca anche una seconda banda, però. Vorrei chiedere una cosa solo a voi che siete esperti, ripeto, solamente un povero anziano, ignorante, narratore di partite. So già che non risponderete sinceramente, però è lo stesso. Zaitsev, oggi come oggi, 2017, perché se gli anni passano per me, passano poi anche per gli altri. È un crack, è uno che può fare la differenza o no? Voglio vedere come fate a saltarci fuori. Sì, numeri. È un ottimo giocatore. Però diciamo quest'anno si è sacrificato in un ruolo che forse non esalta tutte le sue qualità, cioè quello di... Io mi ricordo quando Fox passava da centrale a opposto e da opposto a centrale, c'aveva sempre il suo tempo di adattamento. Sì. Adesso qua non stiamo parlando di... Però se lui vuole tornare ricezione... a fare l'opposto, è chiaro che bisogna assecondare anche la volontà del giocatore, no? Se lui vuole tornare a fare l'opposto è una scelta sua, nel senso... Modena c'è posto, forse. Stavamo parlando di crack o di meno. Per me sì, no, non lo è. Poteva magari rendere meglio. Il giocatore sopravvalutato. Secondo me... bisogna guardare un po' la sua storia, ci sono alcuni fatti che sono inequivocabili. Bravo. Zaitsev per tanto tempo è stato un giocatore che non ha concluso le partite a vincere le partite importanti.
Poi in realtà negli ultimi due anni lui ha fatto una qualificazione olimpica straordinaria e ci ha portato a Rio in braccio con 11 partite di un livello stellare. A Rio ha bussato presente e ci ha condotto in finale con una serie di battute straordinarie, momenti in cui eravamo più fuori che dentro, e questi sono dati che dimostrano che Zajčević è un giocatore di primissimo livello mondiale. Vale i soldi che narrano lui prenda? Da un punto di vista tecnico non lo so. Se bravo il suo agente. Molto bravo il suo agente, però c'è un discorso anche commerciale che va considerato, certo, in ordine a Zajčević, che dopo tanto tempo è riuscito a muovere gli equilibri della pallavolo in ordine di pubblico. Mi spiego, abbiamo un po' un pubblico solito noi della pallavolo, i numeri sono un po' quelli. Quest'anno, dove si è mossa Perugia, i numeri sono cambiati clamorosamente. Non ce ne accorgiamo noi a Modena, perché comunque a Modena si viene a giocare a Perugia, noi facciamo pieno sia che ci sia Zajčević sia che non ci sia Zajčević. Noi a Piacenza ce ne siamo accorti. A Piacenza, quando è venuto Zajčević a Piacenza, palazzetto pieno. Pieno. Se ne sono accorti molto a Vibo, se ne sono accorti molto a Latina, nei palazzetti dove ci sono degli spazi liberi. Quando è andata Perugia, quando è andato Zajčević, questi spazi non c'erano. Quindi probabilmente a livello di marketing e di merchandising si può lavorare molto forte. Senti, la signora è molto attenta su questo tema. Ma Mangapé invece come Zlatan? Fantastico. Ti si litiga un po' sotto rete, un po'... Ma no, ma che litigare? A qualcuno da fuori può, sì, può sembrare litigare, ma uno stuzzicarsi, prendersi in giro goliardico... È esagerato dire che è uno dei 5 top player al mondo in questo momento? No, perché è un giocatore completo. Sa far bene tutto, anzi, a volte l'unica cosa è che forse un po' per renderla troppo spettacolare a volte esagera, che perde, sì, qualche free ball. Bravo, vai, un bilanciere fatto con le spalle girate alla però rete. Filippo, guarda, io sì, ho chiuso l'ultimo di lui in allenamento, però l'ho fatto anch'io. No, sono contento, no, di esserci. Mi rifiuto di credere. Però Filippo, pensare a Bruno Zajčević, insomma, qualcuno già ha usato l'espressione Dream Team. C'è anche la storia di Kaczynski. Allora, stanno succedendo delle cose molto molto veloci, contiamo solo italiani mercato, perché... Probabilmente Eugenio ne sa tante di più, magari non le può, non le vuole raccontare. Sa tutto. Diciamo, però, cosa succede a Perugia? Sai tutto. Potrebbe non restare Bernardi a Perugia e potrebbe venire via Zajčević. Attenzione, potrebbe anche andare via Tanasijević. Comunque che... ne resterà uno solo dei due posti, diciamo. Scusate, di sì. Ma conoscendo Sirci magari tiene tutte e due. Cioè, vuole fare una panchina lunga, con la panchina lunga, la panchina abbondante. Tiene tutte e due, ma ti stringo la mano. Modena certamente. Gino ci ha abituato a queste cose. Ed è stato l'unico a portare anche la Champions d'Italia, ad organizzarla. Con tanti rischi, quindi. Perché no? Potrebbe fare anche quello. Certo, fa bene sicuramente. Ma secondo te è stata più negativa, non positiva la stagione di Modena o di Piacenza? Perché poi alla fine tutte e due Modena ha vinto la Supercoppa italiana, con la squadra che ha è arrivata a un pelo da arrivare in finale di Coppa Italia e nel Champions League, nel campionato italiano, ha incrociato alla fine con la Lube. Perdendo tre Perugia, che è una squadra decisamente, insomma, sulla carta più forte di Modena, chiude con 0 titoli. Quale secondo te ha deluso di più? L'hai detto tu, ovviamente, sì. Perugia. Cioè, bisogna vedere anche le aspettative. Cioè, le aspettative di Modena di inizio stagione, cos'era di vincere tutto? Non lo so. Vincere tutto no, però diciamo forse fare qualcosina in più. È chiaro che Modena ha perso molti punti nella fase di novembre-dicembre contro le squadre, diciamo, di seconda fascia. Sì, ma non parliamo di classifica, parliamo di... Però è arrivata quarta, quindi arrivando quarta ti tocchi a fare i conti, devi fare i conti con una Lube. Però che... almeno la Coppa l'ha vinta. Sì, la Supercoppa sì. Un titolo c'è. Perugia ha fatto sì una gran partita in semifinale contro Civitanova di Champions, hanno giocato la finale, e però alla fine, se vai a vedere la stagione, i titoli sono zero, cioè nel senso non e questo non scudetto niente. Chi lo vince, Samuele? Perché poi c'è ancora una finale scudetto che noi guardiamo distrattamente, perché ovviamente siamo troppo tifosi di Modena, ma c'è... A cui Marelli tiene moltissimo, perché l'allena suo fratello, non dimentichiamoci. Angelo Lorenzetti, diciamo... Fratello di Marelli. Credo Civitanova. Civitanova, sì. Perché comunque è strutturata per vincere. Perché è strutturata per vincere, Trento non avrebbe più gara 5 in casa. Trento ha dimostrato in questi playoff che in casa è un'altra squadra e fuori casa non riesce proprio a giocare. Ok,
Credo che però Civitanova è una squadra che gioca sia in casa che fuori casa, quindi la vedo favorita per la vittoria finale. Beh, insomma, per budget credo che sia, no, Civitanova sia, è un miracolo probabilmente che Trento sia lì, no? Quello sì. Ah, come vuole. No, chiedo loro, non solo chiedo a Vladio. No, ma è così, è così. Cioè, una squadra è partita per cercare di fare il meglio possibile e secondo me sono andati anche quasi oltre le aspettative, e mi riferisco ovviamente a Trento, e l'altra, come diceva Samuele prima, le aspettative, bisogna vedere le aspettative d'inizio anno. Le aspettative d'inizio anno erano di vincere il più possibile, per non dire vincere tutto. Cioè, comunque Trento ha fatto finale di Coppa Italia. Scusa, chi? Trento. Finale di Coppa Italia, finale di Coppa Cer, e adesso è in finale Scudetto. Scudetto. Beh, era la squadra che era data quarta come a inizio anno, quindi ha fatto una gran stagione. Ma vi allenate ancora adesso? Fate ancora qualcosa con la palla? Chi? È passato troppo presto, troppo poco tempo. Qui non c'è una statistica se vi allenate o non vi allenate, però sì, la statistica c'è, 100% zero. Niente. Cioè, i vostri indumenti sportivi sono già chiusi dentro... No, regalati tutti, sono... non ho più niente. Allora, il nostro problema, Filippo, era come finire questa trasmissione, no? Sì. Devo dire, ma hai avuto una grande idea... Prenditene tutti i meriti. Come chiude questa trasmissione? Noi abbiamo cominciato il programma stasera, Antoine, raccontando, facendo una domanda a loro che nessuno ha fatto in questi giorni, perché ovviamente tutti vogliono sapere dei loro successi, del loro percorso, di quelle state le delusioni, i grandi giocatori, ma nessuno allora ha chiesto perché non avete mai giocato a Modena, e loro hanno raccontato che ci sono stati alcuni momenti della loro carriera in cui c'è stato inevitabilmente un abboccamento. Ah, ci credo, con due giocatori così, per forza. Essendo protagonista da tanti anni, non poteva ignorare la presenza di due grandi giocatori. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Vogliamo concludere la trasmissione offrendo a Zlatanov e a Samuele, a Papi, due cose che loro non hanno. Almeno in questa vita loro non hanno. Forse nella prossima sì, ma in questa vita no. Se Barbieri apre la sua valigetta, noi vogliamo consegnare a Zlatano e a Papi la maglia di Modena. Che spettacolo, questo qua è uno scoop. La maglia di Modena, noi l'abbiamo scelta blu perché, insomma, per non compromettersi troppo, perché giallo era fin troppo evidente. Blu è ancora. E le altre testate giornalistiche. Questa è la maglia di Modena con lo scudetto, e non abbiamo scritto Zlatano e Papi sopra perché loro hanno deciso di smettere, altrimenti se ci fosse stato un minimo di notizia, noi l'avremmo completata con. Quindi, visto che sono stati anche, ad esempio, loro compagni di squadra, io do la maglia di Leroux, numero 10, wow, fuori classe, non Leroux, ma il numero 10 da fuori classe, a Risto Zlatano. Grazie. E grazie, noi siamo mille con te, e non so se lo volete anche indossare, noi ve le facciamo anche indossare, queste sono le maglie che loro non hanno mai avuto modo di indossare nella loro carriera, ma gliela diamo noi, abbiamo colmato una lacuna di Modena. Certamente, certamente. Per quanto riguarda Samuele Papi, la maglia numero 17, lui ha avuto sempre la maglia numero 6, la maglia numero 11 di Zlatan è stata ritirata, questa è la maglia numero 17 di un grande giocatore di Modena che è Luca Vettori, con cui ho avuto la fortuna di giocare. Giocare, esattamente. E... ragazzi, fissate nella mente queste immagini, questi due giocatori con la maglia di Modena. Questo qua è uno scoop di Paolo Reggianini. Io avrei previsto anche l'uomo di togliere la maglia e fargli indossare, però forse... No, ci siamo lasciati un po' andare, meglio non togliere la maglia. Vabbè, non avete il mio fisico, ma potete farlo. Ci stiamo arrivando, Purtroppo è l'ora di chiudere, di andare a letto per noi, per voi che ci avete seguito, speriamo di avervi offerto una piacevole serata dedicata alla pallavolo. Non c'era solo attualità stasera, ma da chiacchierare con questi due fantastici campioni che credo mancheranno un po' alla pallavolo, ma la vita va avanti e sono sicuro che loro daranno il loro contributo alla pallavolo in un altro ruolo. Io ringrazio Filippo Marelli, grazie per essere stato qua con noi, grazie Eugenio per questo regalo che ci hai fatto, perché grazie, sei stato Paolo, il nostro agente stasera per avere questi due nostri amici. Grazie Antoine. Posso fare solo un in bocca al lupo all'altra metà del cielo della pallavolo? Certo, ne abbiamo parlato all'inizio della pallavolo. Basta, femminile, che solo un in bocca al lupo, finito. Poi Barbieri, ci vediamo la prossima settimana. Do il microfono a Barbieri, prego, perché ha lavorato e basta, oggi vuol dire qualcosa. Io vorrei invitare Zlatanov e Papi a farmi da agente per
avere i vostri colleghi qui da Barba e Capelli. Vabbè, noi comunque siamo stati contenti, io vi ringrazio molto. Sia Zlati che Papi sono stati grandi rivali di Modena, sono stati per noi una piacevole compagnia per questa sera. In bocca al lupo per quello che è il vostro nuovo corso, la vostra nuova vita, e magari qualche partita indosserete la maglia di Modena e spero che possa far piacere. Grazie a Samuele Papi, a Risto Zlatanov e a voi che ci avete seguito. Buonanotte, ci vediamo la prossima settimana.